quello che è accaduto ieri. Andiamo a salutare il nostro ospite Alan Friedman. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno a tutti, eccoci. Allora, lei ha fatto un tweet molto molto severo commentando le parole di Christine Lagarde ieri. Vado a leggere il tweet per i nostri telespettatori. Grande flop di Lagarde, non solo ha causato il caos del mercato obbligazionario italiano, ma ha arrogantemente cercato di prendere le distanze dall'eredità di Mario Draghi, dicendo che non prometterà un qualunque cosa serva, whatever it takes, numero 2. È stato così grave l'intervento di Lagarde, secondo lei? Sì, Christine Lagarde ha fatto un flop nel suo debutto come presidente della Banca Centrale Europea e si è mostrato non degno della sedia del poltrono di Mario Draghi. Non è Mario Draghi, è un politico francese che è stato fedelissimo di Nicolas Sarkozy, che ha fatto gioco sporco contro l'Italia nel passato durante il famoso G20 di Cannes nel novembre 2011, quando ha cercato di imporre un prestito fondo monetario su Italia che avrebbe distrutto l'Italia in quel momento. È anche uno che non è un banchiere, non sa parlare, è più un salottiere di Washington, è più un personaggio molto ambivalo, condannato per un reato a Parigi con sentenza sospesa solo pochi anni fa per aver mal gestito 400 milioni di euro di fondi dei contribuenti con un amico di Sarkozy. Quindi una persona controversa, non adeguata al timone del BCE, e oggi stesso la Banca Centrale ha cercato di negare o invertire o correggere il tiro, dicendo sì, certo siamo disponibili per aiutare i paesi, ma intanto lo spread è schizzato a 260. Quindi Christine Lagarde dovrebbe dimettersi. Addirittura questa azione così è netta. Non lo farà, non si dimetterà perché non guarda nessuno in faccia a lei. Christine Lagarde è un politico francese mediocre, non capace di fare presidente della Banca Centrale Europea. Ha fatto un grave, grave errore e poi l'ha fatto con arroganza, dicendo in modo autocompiaciuto e arrogante: io da me non potete aspettare un altro whatever it takes. Proprio quando un banchiere centrale parla con i mercati finanziari, può affossare i mercati, può distruggere la situazione. È questo che Trump ha fatto l'altra sera quando davanti agli Stati Uniti non ha offerto la risposta sufficiente per il problema di coronavirus. E qui la Ursula von der Leyen ha fatto bene a livello europeo, il governo Conte ha fatto bene stanziando 25 miliardi, ma Christine Lagarde è stata inadeguata. Ecco, secondo lei è un problema di comunicazione? Cioè, per la frase incriminata non siamo qui per chiudere gli spread o per quello che ha deciso di fare, quindi un quantitative easing rafforzato di solo 120 miliardi? In sé il quantitative easing di 120 miliardi non è una risposta sufficiente in un'Europa che rischia di avere una strage nell'economia, una recessione pesante. Quindi era tutte e due, sia la sostanza sia il modo di comunicare. Sicuramente la comunicazione era l'errore più grave, perché si può sperare che fra qualche settimana la Banca Centrale Europea si sveglierà e farà qualcosa più forte, un big bazooka sul serio. La Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ieri ha annunciato un big bazooka di 1.500 miliardi di dollari di liquidità. E Christine Lagarde insulta i mercati, insulta Draghi, fa dei gaffe terribili e offre 120 miliardi fra qui e dicembre, è poca roba. Ecco, oggi Ignazio Vischio di Banca Italia propone di concentrare gli acquisti di titoli di Stato su un unico paese, quello più in difficoltà. Secondo lei è una proposta coerente? Sì, lo è. Il problema qui, diciamolo in modo chiaro, io non voglio sembrare, non ho niente di personale contro la Lagarde, lo giudico in modo freddo e lucido. Non va contro l'interesse solo dell'Italia, Lagarde, ma contro l'Europa. Questo è un disastro, un fallimento europeo, la Lagarde.
Io spererei a questo punto che lei, avendo imparato la lezione del tonfo che ha fatto la borsa e della situazione chiaramente inaccettabile, perché ricordiamo che Lagarde è stato criticato sia dal presidente Mattarella, che non usa parole forti così facilmente, sia dal presidente Macron. Speriamo che la lezione di tutto questo è che via via Lagarde impara a fare il suo mestiere, il suo lavoro. Diciamo che la peggiore chiusura di sempre, quel meno 16,92% di Piazza Affari, ci segnerà a lungo e sarà difficile recuperare. Oggi vediamo però le borse più positive, pensa che sia dovuto alle parole appunto di Gualtieri ieri e di Visco oggi? No, credo che c'è un rimbalzo tecnico in parte, perché anche a New York, con un crollo di 2.300 punti, 9,9% del Dow Jones, in Italia quasi il 17%, è inevitabile che qualcuno cerchi di comprare e fare buon mercato. Io vedo nelle borse mondiali, compreso Milano, adesso la probabilità di ancora volatilità. Volatilità in cui si va su, si va giù, però è chiaro, siamo nel mercato del orso, non più del toro. In America le borse hanno, la Dow Jones è crollato di 25% in 21 giorni. Questo è senza precedente e purtroppo è peggio del 2008. E non voglio essere pessimista, perché io credo che anche questo contagio passerà, anche il picco in Italia passerà, forse fra 10-15 giorni, non si sa quando, si spera, e a un certo punto ci sarà una ripresa macroeconomica in Italia come altrove. I governi intelligenti e le istituzioni europee intelligenti capiranno che è necessario dare ossigeno alle famiglie e alle imprese, e questo il governo italiano sta facendo bene. Credo che pure la Merkel spenderà molto, decine di miliardi, forse il doppio o il triplo d'Italia, in Germania, e questo sarà un bene quando arriva questo. Non è la fine del mondo, ma siamo in una situazione di guerra per questo momento, e purtroppo bisogna avere dei leader degni del loro leadership, e questo vuol dire Lagarde non è adeguata in questo momento, speriamo che si migliora. Bene, io la ringrazio di essere stato con noi, grazie del suo commento, a prestissimo. Grazie a voi.